Presentazione ufficiale alla comunità materana del progetto Han Monastery, un'idea che viene fuori da un'esperienza ben più ampia e complessa che quella di Edge Riders. Edge Riders è un progetto del Consiglio d'Europa, è cominciato a metà verso la fine del 2011 ed è finito alla fine del 2012. Era una comunità di persone di tutta Europa, prevalentemente ma non solo giovani, che riflettevano su come si diventa grandi e si raggiunge autonomia nell'Europa della crisi. Quando il progetto è finito è successa una cosa strana, e cioè che la comunità ha deciso di rimanere insieme perché stavano girando delle idee molto potenti che volevamo seguire. Una di queste è l'idea di Han Monastery, ma ce ne sono molte altre. Quindi oggi Edge Riders è una specie di spin-off, per il momento è solo una comunità, non ha una struttura giuridica, però alcune persone della comunità stanno pensando di farci un'impresa sociale. Ecco, è importante spiegare bene alla comunità di cosa si tratta quando si parla di Han Monastery. Effettivamente questo progetto in questa città può avere un valore aggiunto. Guarda, io non sono Han Monastery e non vorrei sovrappormi a quello che il gruppo trainante farà. La mia visione su questa cosa, in cui io cerco di tenere le parti della città di Matera, a me interessa Matera più che Han Monastery in questa partita, sono qui cercando di rappresentare il Comitato Matera 2019, è questo. Io vedo Han Monastery come una specie di centro per l'innovazione pre-mercato. Nel senso che quando tu vuoi fare un progetto innovativo in un'economia come la nostra, tipicamente ti viene chiesto di partire da un calcolo di sostenibilità economica. Quindi dicono: devi fare un business plan, fammi capire da dove ti vengono i soldi, poi dobbiamo trovare un venture capitalist, eccetera. In Edge Riders abbiamo scoperto che questo modo di ragionare, pur ragionevole e legittimo, allontana alcuni degli innovatori più radicali e interessanti, i quali non vogliono cominciare il loro lavoro dal fare un Excel, vogliono cominciare il loro lavoro ragionando sul problema. Ci sono alcuni problemi, in particolare i problemi sociali, i problemi ambientali, che nessuno ti pagherà per risolvere, ma sono problemi lo stesso. E se tu risolvi il problema, anche se non vieni pagato per farlo, migliori la vita delle persone. Allora, Han Monastery è uno spazio in cui il mercato viene tenuto un po' fuori. Tu non vieni pagato per stare nella Monastery, però non devi pagare. Ricevi un letto e tre pasti al giorno. E in cambio tu hai spazio per pensare e per pensare in modo più libero. Abbiamo la speranza che questo modo di ragionare porti a delle soluzioni innovative, a cui l'imprenditore, anche innovativo capitalista, non può pensare perché deve partire dalla sostenibilità economica. Un esempio che so che a voi sta molto a cuore è quello dell'igiene urbana. A Matera, ne abbiamo visto in questi anni, il tema dell'igiene urbana è molto sentito. L'igiene urbana a Matera costa molto per tanti motivi, anche per la conformazione del territorio. Mica puoi mandare, cosa male, gli elicotteri nei sassi, non puoi mandare il camione che c'è a Milano, per dire, perché non ci passa in quel tipo di strade, non può fare le scale. In Han Monastery forse si può provare a riflettere su un modello molto diverso, in cui si usa per esempio la struttura del vicinato per dire: beh, noi che viviamo nel vicinato, nel recinto, ci facciamo carico di un pezzo dell'igiene urbana, usiamo una soluzione decentrata, radicalmente decentrata, forse non funzionerà, ci possiamo pensare insieme. Questo tipo di cosa non verrà mai studiata da un'impresa perché non c'è niente da guadagnare, però può essere studiata da un non monaco. Questa è la nostra idea. Forse in questo modo, nello scambio tra hackers di tutta Europa e cittadinanza, possiamo trovare delle cose nuove.